scuola serve a difenderci. Difenderci perché nel mondo ci sono pericoli e minacce. E più si conosce, più si hanno strumenti per capire, più ci si può difendere. Ma occorre un'arma, e l'arma per fermare le parole, per dire a se stessi e agli altri quello che è accaduto, è un diario. E io ho pensato di fare per gli studenti nella scuola un'arma in forma di diario, il diario della capra, senza ovvietà, con molti dipinti e opere rare, e alcune massime o frasi di scrittori, di artisti, che ci dicono alcune cose utili, e molte, molte massime o frasi mie, in cui io cerco di rovesciare luoghi comuni, come il divieto del cellulare a scuola, proposta di legge retrograda, o indico che nella realtà virtuale ci sono le capre, o che io lavoro perché credo che il lavoro corrisponda alla vita e alla vitalità, mentre intorno ci sono molti morti di sonno. Insomma, una serie di considerazioni, una delle quali però va verso la parte opposta, quella degli insegnanti, che sono amici e nemici degli studenti. L'unica speranza per uno studente è trovare un buon insegnante. Il buon insegnante è la prima arma, e sul diario si potranno scrivere le cose che quell'insegnante ci dice. Auguri!